Allora, buongiorno. Oggi creiamo una lezione di religione con il linguaggio informatico Scratch. Iniziamo a creare la nostra lezione. Bene, per prima cosa eliminiamo lo sprite di default qui sulla destra. Poi carichiamo tutti gli sfondi che ci siamo preparati in precedenza e che possono essere utili per creare la nostra lezione. Bene. Perfetto. In questo caso, appunto, noi andiamo a creare una lezione sui simboli delle religioni. Bene. Una volta caricati gli sfondi, possiamo modificarli, ingrandirli, rimpicciolirli, sistemarli a nostro piacimento. Ecco, come in questo caso. Perfetto. Quindi immaginiamo appunto un'aula in cui ci sono dei ragazzi. Quindi sistemiamo tutti gli sfondi in modo che ci possano essere utili. Così. In questo caso li rimpiccioliamo un attimo. Questa attività va fatta, se guardate bene in basso, a centro, Convert in Bitmap, che ci consente appunto di modificare a nostro piacimento le immagini che abbiamo scelto. Bene. Ancora un attimo. Quando abbiamo modificato gli sfondi, possiamo scegliere lo sprite dal comando che troviamo sempre in basso a destra. Scegliamo ad esempio Abby. Avery, non Abby. Ecco. Ecco qui. Per poter modificare lo sprite andiamo su Costumi, che ci permette di girare e cambiare la direzione dello sprite, i vestiti. Come vedete, scegliamo il colore che vogliamo, lo posizioniamo. E diamo inizio alla nostra lezione. Creiamo questa lezione con inizio codice in situazioni. Clicchiamo sulla bandierina che dà il via al codice. Poi andiamo in movimento. Il movimento consente di dare le coordinate per muversi nello spazio dello sprite. Una volta date le coordinate per muoversi,
Passiamo a aspetto. Passa al costume, prendiamo passa al costume e scegliamo uno sfondo. Tra gli sfondi che abbiamo scelto, prendiamo appunto la classe. Scegliamo la classe. Poi prendiamo dire per presentare la lezione e scriviamo, ad esempio, buongiorno a tutti i ragazzi. Oggi faremo una lezione di religione. Poi sistemiamo i minuti, i secondi. Mettiamo ad esempio 4 secondi, poi prendiamo ancora, sempre da aspetto, dire ciao e continuiamo. Ci occuperemo dei simboli delle principali religioni del mondo. I tempi. Mettiamo ancora 4 secondi ad esempio, ci può essere utile così. Poi andiamo a controllo, mettiamo un'attesa di per esempio 2 secondi. Ok, e ripassiamo nuovamente ad aspetto. E prendiamo lo sfondo, ad esempio il mondo, perché abbiamo detto che vogliamo prendere in considerazione le religioni di tutto il mondo. Allora, vediamo un attimo il primo blocco, se abbiamo capito. Ecco qui, ragazzi. Buongiorno a tutti. Ci occuperemo dei simboli delle religioni del mondo, quindi il nostro sprite che parla alla classe con uno sfondo appunto che rappresenta il mondo in cui sono sparse queste religioni di cui andiamo a prendere in considerazione i simboli. Ora passiamo al costume di Avery, il nostro sprite, di nuovo movimento. Vaia, ad esempio, per 10, 103 secondi, anzi, alle coordinate, chiedo scusa, ho preso le coordinate. Ok, gli diamo ancora le coordinate. Aspetto, andiamo di nuovo ad aspetto. Dire. Per far parlare il nostro sprite e diciamo, le religioni di cui parliamo sono paganesimo, ebraismo, islamismo, buddismo, induismo, taoismo e shintoismo. Bene. Ancora prendiamo il blocco, passa al costume. Sempre Everybody e poi ancora una volta controllo, da controllo, mettiamo il tempo che ci serve
l'attesa tra un passaggio e l'altro, mettiamo 3 secondi, passiamo allo sfondo del primo simbolo, quindi mettiamo sullo sfondo il primo simbolo che vogliamo prendere in considerazione, ad esempio la croce. Ecco qui ancora le coordinate per decidiamo ad esempio, andiamo a movimento, blocco coordinate e diamo come coordinata ancora, ad esempio 138 e 95. Ancora andiamo al blocco aspetto e prendiamo dire per far parlare il nostro sprite e diciamo ecco la croce, simbolo del cristianesimo, rappresenta la morte di Gesù. Nei tempi mettiamo ad esempio 5 secondi. Poi abbiamo, passa lo sfondo ancora e aggiungiamo un altro sfondo, ancora il mondo, ci permette di passare da un simbolo all'altro. Passiamo ancora al costume di Avery. Ancora nel blocco controllo, mettiamo l'attesa di 2 minuti, ad esempio, 3, come ancora l'aspetto, per prendere in esame un altro simbolo, quindi in questo caso la stella di Davide. Ritorniamo all'aspetto e ancora una volta ci serve il blocco per far parlare lo sprite, quindi la stella di Davide è il simbolo dell'ebraismo. È formata da 6 punte. Ottenute da due triangoli intrecciati. Ritorniamo ancora al tempo, mettiamo in questo caso 4 secondi, ad esempio, possono esserci utili. Andiamo ancora ad aspetto, prendiamo passo al costume. In questo caso cambiamo Avery per poterla far girare e poi prendiamo il blocco in cui Avery parla ancora e dice: finita il sigillo comune. Ancora per spiegare la stella di Davide, no? Esprime l'unione del cielo, della terra, della mondo materiale con quello spirituale. Abbiamo dato la spiegazione del simbolo della stella di Davide. Diamo ancora il tempo, ad esempio, inchiniamo 6 secondi. Ancora passiamo allo sfondo mondo. Quindi ci serve ancora il blocco, passa allo sfondo.
Bene, come intermezzo. Poi cerchiamo ancora, passa al costume, every A, girate ancora. Andiamo a controllo, attendiamo quindi ad esempio 3 secondi e passiamo al blocco di every B. Quindi andiamo ancora a questo blocco. E adesso andiamo a prendere ancora il blocco che ci serve per l'altro simbolo. In questo caso prendiamo Dharma o l'Islam. Prendiamo ad esempio l'Islam. Quindi il simbolo dell'Islam. Adesso lo spieghiamo e quindi ci serve il blocco dire ancora dall'aspetto. Ed Every dice la mezzaluna. Esempio, e la stella sono i simboli dell'Islam. Tempo, ad esempio, immaginiamo 3 secondi o 2 secondi, 3, mettiamo 3. Andiamo al blocco, passa al costume di Every B. E poi ancora. Sempre da aspetto per far parlare Every. Spieghiamo. Rappresenta la che disperde le tenebre. Immaginiamo ad esempio 4 secondi di tempo, ok. Poi ancora andiamo a controllo. Attendi, aspettiamo, mettiamo il tempo ancora che ci serve per scorrere da un blocco all'altro, quindi 2 secondi, e ritorniamo all'aspetto. Nell'aspetto dobbiamo prendere il blocco passa allo sfondo, prendiamo di nuovo la classe, immaginiamo di doverci fermare e chiedere ad esempio a chi ci ascolta un attimo le coordinate, ecco, diamo delle coordinate, immaginiamo ad esempio 70 x y 89, andiamo a mettere quello che riteniamo giusto, opportuno per dare il tempo. Corrente, poi mettiamo ad esempio, prendiamo dai sensori in questo caso il blocco. Chiedi, Every chiede ad esempio alla classe: ragazzi, è tutto chiaro? Sì, prof. Sì, prof. Sì, prof. Attendi, attendi. Se è tutto chiaro, lo diciamo prendendo il blocco da aspetto. Ecco. E i ragazzi rispondono sì. È tutto chiaro. Se è tutto chiaro, procedo nella spiegazione. Questo per 2 secondi, ad esempio. Quindi, se è tutto chiaro, procedo nella spiegazione. Bene, confermiamo i 2 secondi e passiamo ancora a controllo. Prendiamo il blocco attendi e mettiamo ad esempio 2 secondi. Bene, ritorniamo sul blocco aspetto e prendiamo ancora passa allo sfondo per scegliere un altro simbolo. Prendiamo il Dharma, poi ancora ad aspetto. A movimento, chiedo scusa, a movimento, prendiamo le coordinate, diamo sempre delle coordinate che possono esserci utili, ad esempio 150, 90, e prendiamo nuovamente da aspetto il blocco dire. In questo caso il Dharma rappresenta la dottrina, mettiamo questa. È la ruota
ad 8 raggi. Simbolo del buddismo. Nel tempo sistemiamo, anziché 2 secondi, mettiamo ad esempio 4 secondi, poi ritorniamo ad aspetto, riprendiamo il blocco passo al costume every B o every A, in questo caso scegliamo, eravamo a B, scegliamo A, e le facciamo dire: rappresenta la dottrina dell'ottuplice sentiero. Nel tempo inseriamo, ad esempio, 4 secondi, aumentiamo un po', 4 secondi. Sono utili, ok. Bene. Ancora passiamo allo sfondo, quindi ritorniamo al blocco ad aspetto, passa un altro sfondo e scegliamo in questo caso di nuovo il mondo, che ci consente di avere un passaggio tra un simbolo e l'altro. Ancora il blocco passa al costume, every B in questo caso, e poi da situazioni riprendiamo attendi. Ad esempio, mettiamo 2 secondi, ritorniamo ancora sul blocco aspetto e passiamo ad un altro sfondo per un altro simbolo. Quindi in questo caso prendiamo adesso, ad esempio, l'induismo. Perfetto. Prendiamo dire e ad Every facciamo dire: proseguiamo con l'induismo. Il cui simbolo è l'OM, scritto letteralmente OM. Prendiamo tempo, ad esempio possiamo decidere per 4 secondi in questo caso, poi passiamo al blocco costume, ancora per Every A, ancora da aspetto, facciamo dire ad Every A: rappresenta, diciamo, rappresenta la creazione dell'universo. Il suono OM viene associato alla vibrazione primordiale dell'universo. E abbiamo visto significato dell'OM. Ritorniamo al tempo, decidiamo ad esempio 6 secondi, poi torniamo ad aspetto, prendiamo il blocco, ancora passa allo sfondo e scegliamo un altro simbolo, quindi rimettiamo il mondo, ci spezza un po' tra un simbolo e l'altro, e passiamo al costume Every B. Da controllo prendiamo il blocco attendi e ancora mettiamo il tempo 2 secondi, ritorniamo ad aspetto e prendiamo ancora, passa lo sfondo, in questo caso prendiamo lo sfondo del non la stella di Davide, ma allora, un'altra religione, abbiamo detto il taoismo, quindi prendiamo, riapriamo un attimo. Allora, prendiamo lo shintoismo, prendiamo lo shintoismo. Ok, perfetto. E prendiamo il blocco dire, per far dire ad Every,
Questo è il Tori, l'acqua dello shintoismo. Questo è il Tori. Rappresenta i portali che danno accesso al tempio. Poi tempo per 2-4 secondi, possiamo mettere 4. Continuiamo con passa al costume. In questo caso il blocco ci permette di rappresentare Avery. E ancora lo sfondo della classe, ancora una volta. Bene, andiamo alle coordinate, quindi dal blocco movimento prendiamo le coordinate e mettiamo ad esempio 70, 90 per il movimento del nostro sprite e ripassiamo ancora ad aspetto in cui facciamo dire ad Avery. Bene ragazzi, la nostra lezione termina qui. Se avete bisogno di chiarimenti, sono a disposizione. Sistemiamo ancora una volta i tempi, dopo scritto, e quindi ad esempio mettiamo qui 4 secondi ancora, così come abbiamo fatto in precedenza. E per concludere ritorniamo su controllo e mettiamo ferma tutto, quindi che blocca la nostra lezione e blocchiamo lo sprite. Adesso lo rivediamo insieme, così come è venuto dall'inizio tutto il nostro, come è venuta la lezione. Bene, clicchiamo, inizio e rivediamo. E qui mettiamo, ovviamente quando lo sprite richiede ragazzi tutto il chiaro, ci appare la barra in cui noi inseriamo. Sì, perfetto, continua. Bene, Avery. Abbiamo dato la possibilità di girarsi attraverso le coordinate. Perfetto. Perfetto. La nostra lezione è conclusa. Bene. Sì. Un attimo.
Ok.